non le voglio, non le accetto e non le tollero. Quindi tolleranza zero su questo discorso qui. Il risultato sportivo, sul risultato sportivo, sugli aspetti sportivi non metto becco. Non sono queste le cose di cui voglio parlare oggi. Ognuno è libero di scegliere se gli piace una cosa o se gli piace un'altra. Possiamo scontrarci mille e mille volte su questi aspetti. Però non passiamo neanche con un piede di là dalla civiltà. Perché il lavoro che in questi 3 anni è stato fatto, anche da questo punto di vista, è un lavoro chiaro. È un lavoro che ha ridato, ha ridato un termine sbagliato, ha continuato sull'onda di quello che è stato creato di una città, di una squadra, che all'esterno è vista come un paradiso. Qui c'è gente che vuole venire a finire la carriera perché si sta bene. Qui c'è gente, ci sono giovani che sanno di poter contare, di poter venire a giocare allo stadio Dino Manuzzi perché sanno che se sbagliano 2 partite trovano ancora applausi. Qui c'è gente che viene volentieri a vivere e ci si trasferisce per tutta la vita e ne siamo pieni di questi casi qui. A questi valori non scendo compromessi. Su questi valori non scendo a nessun tipo di compromesso. Quindi attenzione, quello che sento dire, quello che sento in giro, quello che velatamente si vuole far passare è di una preparazione ad una guerra, ad una guerriglia, ad un qualcosa di pesante. Attenzione, perché veramente su questa cosa qui non ci sarà nessun tipo di tolleranza. Io voglio una città civile, voglio una tifoseria civile, voglio una tifoseria che la può pensare anche diversamente da me, la può pensare diversamente da qualsiasi altro tipo, ma la voglio civile. La voglio civile. Se non c'è civiltà, io sono stato un kamikaze quando ho preso questa squadra, un kamikaze, perché ho preso 7 punti di distacco dalla penultima in una situazione drammatica, economicamente e sportivamente. Ho lavorato tantissimo, io, i miei soci, le persone che mi sono state vicino, che mi hanno dato una mano economicamente, che mi hanno dato una mano professionalmente, che mi hanno dato una mano moralmente. Ce ne sono state tanti che in questo periodo mi sono state vicino. E ce ne sono ancora tante oggi vicino. Però attenzione, come questo sogno è stato, come è stato possibile realizzare questo sogno, cioè dalla C arrivare in Serie A con enormi sacrifici, dobbiamo accettare quello che è il verdetto sportivo, dobbiamo lottare, cose che abbiamo smesso di fare, dobbiamo lottare per mantenere quello che abbiamo raggiunto con enormi sacrifici, ma non passiamo neanche per un passo di là dal confine. Non passiamo neanche con un piede di là dal confine della civiltà, perché se passiamo di là con un piede, io sono stato kamikaze quando l'ho presa e faccio il kamikaze quando lo lascio. Non faccio atti di beneficenza, ho creato una squadra, un patrimonio sportivo, giocatori di valore, vendo i giocatori di valore e non iscrivo la squadra. Che sia chiaro a chi ha voglia di fare intenzioni, chi ha voglia di mettere in gioco tutto questo discorso qui, su ficcadenti, sull'allenatore, l'allenatore la possiamo pensare ognuno diversamente. Ci siamo sempre confrontati e possiamo farlo fino all'ultimo giorno dell'esistenza. Ma no sulla civiltà. Non si va in negozio a minacciare di spaccare tutto. Questa non è Cesena. Questa non è Cesena. Non si minaccia il presidente e la sua famiglia. Non è Cesena. Perché se questa è Cesena, allora io mi adeguo e restituisco a Cesena quello che ho preso da Cesena, lo zero, l'ho presa a zero, la rilascio a zero. Non accetto questo tipo di minacce. Questo è quello che ho da dire alla città, questo è quello che ho da dire alle pochissime persone che oggi fanno troppo rumore fa questa gente qui, e anche voi gliene date troppo di spazio. Questa gente qui non deve avere peso, nessun tipo di peso, perché queste, se stanno nell'arco della civiltà, possono venire a contestare ogni giorno, nessuno si tiene dietro. Non è la contestazione che ci fa paura. Non è la contestazione che ci fa paura. La contestazione sappiamo che fa parte dello sport. Siamo qui per essere giudicati, non ci tiriamo indietro. A noi la contestazione non fa nessuna paura. L'inciviltà non la tolleriamo. A Cesena, quello che Cesena non è mai stato.
perché non glielo permetto, non glielo permetto. No, mi dispiace, mi girano le palle. C'era la moglie? No, c'era una ragazza, una delle commesse. Chi sono di giusto, Loro sono classificati in ultra, ho detto. Sono stato aperto una denuncia. Ma che avete fatto la polizia? 4 ore è sabato pomeriggio, sono andati praticamente al negozio che si è nascosto. E hanno minacciato, spendevano dentro, spaccavano di tutto, dopo se perdiamo, se non cacciate via i clienti, le solite cose, insomma. Quindi se perdiamo, se non cacciate via la torre, adesso perdiamo. Spacchiamo. Poi durante la settimana, ovviamente, erano partite la domenica prima con il capocisino udinese che sì. La gente era presente, aveva minacciato, mi hanno casa tua, di qua, di là. Ti sono anche militato di morte? No, c'è una morte, no. Lui dopo ci sono dinesi, no, venivano di persona, ha tirato anche un petardo. Quando? La settimana scorsa ha tirato un petardo anche. Sì, in questa settimana che è passata. Ma durante la contestazione quello di. No, oltre fuori qui, anche a Cesena, nel Cesena Store ha tirato un. No, fuori il marciapiede. Sì, nella vetrina. Qualche giorno prima? Sì. Senza danni però.